Per Platone il corpo era oggetto di profondo disprezzo, perché è considerato carcere dentro cui è imprigionata l'anima. Nel Medioevo esso era pensato veicolo di dannazione, e per raggiungere la salvezza i cattolici osservanti lo punivano come meritava, mediante l'autoflagellazione, il digiuno e indossando il cilicio che mortificava la carne. Il corpo era polvere e polvere doveva tornare. Questa è l'essenza della vita, la quale, lungi dall'essere un miracolo, è un profondo mistero racchiuso in un insondabile enigma. Tuttavia la gente ha bisogno di qualcosa in cui credere, non è disposta a non credere, ossia a lasciarsi meravigliare dal mistero. La gente piuttosto corre dietro ai miracoli, perciò dice bene Feuerbach, l'essenza del miracolo è la fede nel miracolo. Ora, né la fede né il dubbio possono essere il momento finale dell'uomo. L'uomo non può limitarsi alla fede o struggersi nel dubbio eterno. La ricerca della verità e la salda fede nella sua esistenza è il suo obiettivo ultimo. Questo oggi lo abbiamo dimenticato. Perciò tutto viene ridotto ad opinione in un sistema di relativismi senza senso. Eppure, in questa immensità cosmica nella quale l'uomo rivela la sua fragilità e si scopre come nullità, è egli stesso che si interroga su tutto questo e se ne accorge. E non potrebbe essere proprio una tale consapevolezza la chiave di volta cosmica? Voglio dire, già comprendere questo significa in qualche modo mettere le mani sulla verità dell'universo, quell'universo che Leopardi ha sempre degradato, rimarcandone la sua vanità e le sue illusioni. Io credo che comprendere il mondo significhi comprendere questa verità. L'evangelizzazione è poi l'amore di comunicarla agli altri, anche se non ascoltano. L'uomo ha bisogno di certezze e mai come in quest'epoca di sofferenza le cerca così ardentemente, anche se non appare. E non è proprio quell'infinita vanità del tutto leopardiana la certezza più certa in assoluto, quella da cui partire per riprendere tutti i discorsi, staccarli dalla relatività delle opinioni e dargli un centro unitario?